Il primo incontro con Leonhard doveva essere qua ad Amsterdam per un corso di organo e clavicembalo alla Oude Kerk. Leonhard era già un signore molto anziano, molto elegante, molto carino, molto forse un po' annoiato di insegnare, però estremamente gentile e molto interessante quello che diceva. Ero molto impressionato, il fatto di conoscerlo era molto impressionante per uno studente. E poi il concorso di Bruges, dove era in giuria, dove mi ha detto delle cose molto carine, molto toccanti. È stata una persona molto gentile con me. Però l'ho conosciuto che era già un signore molto anziano, quindi il rapporto è stato abbastanza superficiale. In questa suite Bach si allontana decisamente dal modello francese e va verso una struttura più galante, forse un po' più italiana, direi. Lo vediamo già dall'Allemanda, in cui la linea cantabile è assolutamente fondamentale e è più importante quasi che la struttura di Allemanda, che è fondamentalmente armonica. Vediamo che c'è una cantabilità che è un po' la caratteristica di tutta questa suite. Della tendenza italiana, forse Bach prende anche un trattamento piuttosto cromatico. Passaggi come... o verso la fine... senza mai perdere questa dolcezza, questa cantabilità. La courante, scritto male, perché è una corrente, decisamente, all'italiana, in 3-4, non in 3-2, che quindi indica un tempo molto rapido e che quindi causa una struttura armonica molto semplificata e fondamentalmente una struttura a due voci, che può rimandare per esempio a una sonata italiana per strumento solista e continuo. Vediamo veramente il basso, è un basso continuo, eh? Ancora di più dopo, eh? Questa polarizzazione fra una melodia cantabile e un accompagnamento continua nella sarabanda, in cui abbiamo chiaramente un soprano cantabile e abbellito in modo cantabile e due voci di accompagnamento per la sinistra. Con degli abbellimenti molto belli che potrebbero veramente venire da una sonata italiana. E parlando di abbellimenti, è interessante vedere come nelle due tradizioni che abbiamo di trasmissione di questa musica ci sono due formule diverse per la chiusura. La versione dell'autografo è decisamente più grave, più tranquilla come formula di chiusura. Mentre una seconda tradizione ci riporta una forma di chiusura decisamente più acuta e più brillante. Perché scegliere?
abbiamo due volte una seconda parte da suonare. La mia scelta è quella di suonare la prima versione la prima volta e la seconda l'altra, che un'altra volta ci libera dal problema di dover trovare un da capo per questa musica. Prima della giga, Bach inserisce queste due danze leggere, una gavotte e una bourrée, molto classica la gavotte, quindi questo ritmo assolutamente tipico che si ripete e così viene ripetuto veramente come una formula. La bourrée è un po' più elaborata, ha quasi lo stesso schema ritmico, però abbiamo una parte di basso, come dire, un contrappunto assolutamente agitato, sembra di sentire un fagotto dell'orchestra che fa un contrappunto. Di base la bourrée sarebbe scritta e Bach scrive e così per tutto il brano. Prima della giga, dopo queste due danze veloci, un po' agitate, Bach inserisce una lure, che è una danza calma, viene descritta come, di solito come una giga lenta, un minuetto lento. Troviamo una lure molto simile negli esercizi musici di Telemann, nella suite in Do maggiore. Il fatto di considerarla veramente come un minuetto a rallentatore viene chiaro dalle formule cadenziali. Bach mette tre punti su tre accordi. E per finire questa suite, Bach scrive una giga favolosa in 12 sedicesimi. Sappiamo da Kimberg che questo per Bach vuol dire un prestissimo forse, è il metro più veloce che lui impiega. Ed è un tour de force di imitazione contrappuntistica, con un tema molto semplice. Che viene trattato nella seconda parte in particolare in modo straordinario, viene invertito, viene combinato in tutti i modi possibili e immaginabili, ma rimane fondamentalmente un brano strutturalmente semplice e molto molto brillante, quindi direi decisamente all'italiana. You tell me. I prefer always the natural. What is natural? Yeah, I mean you normally sit 2.5 meters away. You wouldn't sit closer. Oh, then you sit very close, actually. Yeah. Yeah. But that's what I like, actually. Yeah, yeah. Because people often say, "I want it natural, like it sounds in the hall." No. But I always say, "This is well, likely what, too much I, inside." We agree about it. So, yeah. But it can be. But the sound is. There. But I want to because I like to be connected. You know, yeah, I want to hear structure. You know, not only sound. No. Not only the room. So there's a little bit of a limit when it's... That's good. But it's because of the instrument. I wouldn't mind a violin or a flute so close, but with the harpsichord you have this mechanic part that I always try to avoid. Yeah, okay. Let's try it again, okay? Yeah, good. Beh, di sicuro c'è un'influenza diretta e un'influenza indiretta di Leonard su chiunque suoni o studi clavicembalo. L'influenza diretta sono le registrazioni che sono ancora veramente un riferimento. Beh, penso ad esempio alle variazioni Goldberg, che poi ha registrato varie volte nella sua carriera. È impressionante il livello tecnico che lui ha raggiunto, un po' da solo veramente, sullo strumento, sul suono. E poi c'è un'influenza indiretta, perché comunque praticamente tutti i giovani clavicembalisti ancora studiano con allievi di Leonard,
E gli allievi di Leonard sono veramente una, come dire, un gruppo di musicisti molto, molto coerenti, molto, molto attaccati al maestro spesso. C'è ancora veramente una tradizione molto viva. E anche, in un certo senso, forse è difficile liberarsene a volte, anche perché veramente lo standard fissato da Leonard è talmente alto, a volte è difficile immaginare di fare qualcos'altro. La fortuna forse di non aver studiato con lui direttamente è proprio questa, di poter pensare, cercare altre soluzioni a volte, non per forza per andare contro, però per trovare qualcos'altro da dire, semplicemente.